Nel brano che ascolteremo domenica, all'inizio della liturgia, si narra dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù entra come re, ma un re del tutto particolare. È un ingresso trionfale, ma in senso ironico. Sappiamo che Gesù entrerà sì a Gerusalemme come re, ma il suo trono sarà la croce e la corona sarà fatta di spine. Gesù entra a Gerusalemme con un asino, con un puledro. Questo gesto sembra voler compiere la profezia di Zaccaria, al capitolo 9, che dice: Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Umile cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Questo gesto ci chiarisce subito quali sono le intenzioni di Gesù. Entrare sì a Gerusalemme come re, ma entrare come re umile, non come un re politico, ma come un re venuto per il popolo. Gesù sta compiendo il suo destino, è giunta la sua ora. Si sta dirigendo verso il Tempio e poi verso la sua condanna. Ma in questo percorso, almeno all'inizio, non è solo. È aiutato prima da alcuni discepoli per recuperare il puledro e successivamente da tutta la folla che lo acclama e gli prepara la strada. Lungo la strada Gesù incontra molte persone e tocca il loro cuore. Nessuno di coloro che assistono a questa scena può rimanere indifferente. Nel Vangelo vediamo che sono presenti dei mantelli, sia i discepoli che le folle stendono i mantelli o sul puledro per far sedere Gesù oppure sulla strada. Il segno dei mantelli è un segno molto importante, molto simbolico. Il mantello era quella parte dell'indumento che secondo la legge ebraica non poteva essere tolto a nessuno, nemmeno al povero. E questo è un gesto molto significativo e molto importante, perché è la volontà dei discepoli e delle folle di portare rispetto e di donarsi a Gesù, alla causa di Gesù e di accompagnarlo nella via. Un ultimo elemento da sottolineare in questo brano è il clima di gioia e di festa col quale Gesù viene accolto a Gerusalemme. Le folle con questo grido proclamano Gesù come re profeta venuto a liberare Gerusalemme. Da notare però che la stessa folla che adesso lo acclama tra poco sarà la stessa che urlerà "Crocifiggilo!" Osanna, questo grido nel testo viene ripetuto due volte. La prima volta viene indirizzato verso nessuno in particolare e la seconda volta viene indirizzato verso il più alto dei cieli, ovvero verso Dio stesso. Si acclama Dio a causa di Gesù, si riconosce Gesù come uno che viene da Dio. L'espressione Osanna in sé non ha un significato particolare, ma un'esclamazione di gioia, come dire evviva. Evviva! Evviva!